ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a parlare di un grande personaggio della Serenissima. È un gigante, perché parleremo di Francesco Morosini. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, sempre con grande piacere salutiamo Cesare Peris. È pronto, Cesare? Eccomi qua, buonasera, ecco, a tutti. Ecco. Ciao Marisa. Eccoci qua, grazie Cesare per essere così disponibile, storico, divulgatore della storia. Allora Cesare, andiamo subito al sodo, siamo di fronte a un personaggio, a un gigante direi della storia veneziana, perché insomma ha percorso tutte le tappe fino a diventare doge. È un percorso anche insomma abbastanza lineare, nel senso che Morosini fin dall'inizio, da quando si dedica diciamo così alla vita pubblica, lo fa da giovane marinaio e si imbarca con una sua grande passione, sono appunto le galeazze, ma soprattutto la sua grande passione, che ricordiamo, è per i fanti da mare. Le truppe da sbarco, e imbarcate sulle navi, scendevano a terra e ingaggiavano immediatamente il nemico. Francesco Morosini ha una storia, come dicevo, gloriosa, una storia anche abbastanza, insomma, un po' così di contrasti, specialmente con il potere, con il potere politico. Nel senso che lui era un comandante, un capitano generale, General Damar, lo fu per 3 volte, però è interessante notare che non venne mai eletto direttamente, ma subentrò sempre per la morte del predecessore, nel senso che quando negli scontri che ci sono con i turchi attorno al 600, altri capitani generali Damar vengono incaricati dal Senato, e nel momento in cui questi poi muoiono in battaglia, lui subentra. Questo perché? Perché era una persona che, abituato ad essere un condottiero, faceva molto di testa sua, e facendo molto di testa sua noi sappiamo bene che al Senato della Repubblica non piaceva molto le persone che appunto facevano di testa loro. Ad esempio, lui si distingue specialmente per la guerra di Candia, quando riuscirà, generalissimo, sempre sugli spalti a combattere contro i turchi, riuscirà a galvanizzare le truppe e a suscitare l'ammirazione di tutta l'Europa, come ricordiamo, resistendo per 23 anni. 23 anni, e improvvisamente però cosa succede? Che si rende conto appunto da militare, da condottiere, di essere giunto alla fine, che non sarà possibile resistere al prossimo assalto dei turchi, e senza informare il Senato, senza avere l'ordine del Senato, che pure aveva votato una risoluzione in cui aveva detto: noi non rinunceremo mai a Candia, perché se buttiamo per terra la corona di quel regno, come faremo poi a continuare a far credere a tutti gli europei che noi siamo effettivamente una repubblica che ha un dominio così ampio? E il Senato quindi vota la resistenza ad oltranza fino all'ultimo uomo. Francesco Morosini si rende conto invece che questa resistenza ad oltranza non ha senso e decide quindi di arrendersi. Una resa che, diversamente da come succedeva spesso quando i veneziani si arrendevano ai turchi, e quindi massacri di popolazione eccetera, viene ordinata, e addobbiamo a lui il trasferimento a Venezia di tutto completamente l'archivio di tutta la dominazione veneziana sull'isola di Creta, e la famosa Madonna che è nera, che è esposta alla chiesa, in chiesa della Salute, che portò con lui. Quindi i turchi gli lasciarono portare via tutto ciò che voleva, e soprattutto portò via tutti i cristiani che vivevano a Candia. È da notare che quando lui arriva a Venezia viene rimproverato, perché a quel tempo il doge Marcantonio Giustinian, a cui poi Francesco Morosini sarà il successore, e quando arriva in Senato lui pensa di essere addirittura ringraziato del fatto di aver salvato questa cosa da una guerra che era perduta, e invece il doge lo gelerà davanti al Senato dicendogli testualmente: messer Morosini, noi non possiamo e non dobbiamo laudarvi, non siamo qui a dirvi grazie, perché ciò che avete fatto è stata una iniziativa di testa vostra. E rischia che Morosini addirittura il carcere. Rischia il carcere perché viene sottoposto dal Consiglio dei Dieci a inquisizione per appunto il suo ardire di essersi arreso a Candia senza aspettare che arrivasse l'ordine del Senato. Questo per dire, insomma, la Repubblica era talmente all'interno di questa guerra che uscirne in una maniera così, arrendendosi, sembrava quasi, insomma, che i veneziani avessero perso, stessero perdendo, ma già l'avevano purtroppo perso da tempo, quella forza, quella volontà
di stare sulla breccia e combattere il nemico. Diversamente, invece, poi lui rientra a Venezia e un po' amareggiato di questo trattamento. Lui addirittura rifiuta poi per un momento di riprendere il comando delle truppe navali e anzi per far vedere il suo totale disinteresse, questa è una cosa che si ritrova nella vita dei dogi, per far vedere il suo disinteresse in Senato lui chiede tramite il padre, poi tramite il figlio, di essere eletto consigliere dogale per il sestiere di San Marco. Un incarico quindi eminentemente politico che lo farebbe entrare dentro la signoria, il minor consiglio attorno al doge, e con questo vuol dimostrare appunto che lui non è interessato. D'altra parte, Senato che un po' insomma lo sopportava, un po' si rendeva conto della sua grandissima capacità, invece lo invita a prendere in mano l'armata un'altra volta e lo spedisce a combattere la guerra di Morea. Guerra di Morea che lo sappiamo tutti, in brevissimo tempo, con la sua capacità, che era quella che poi aveva esposto anche la sua strategia, era quella che aveva esposto durante la guerra di Candia, durante il quale invece di andare a soccorrere Candia assediata per terra e parzialmente per il mare, preferisce fare guerra di corsa e devastare le spiagge delle isole turche e, diceva lui, portare il blocco ai Dardanelli e il Bosforo per evitare che Creta ricevesse continuamente rifornimenti, cosa che invece non era l'intenzione del Senato, che diceva no, tu devi andare a Candia, scaricare pezzi di cannone, metterci gli uomini e insomma combattere per la città non venga sopraffatta. Quando poi lui arriva in Morea, lo sappiamo, arriva direttamente, la riconquista tutta, meriterà per questo il titolo di Peloponnesiaco, ma non solo, il Peloponnesiaco sarà anche l'unico condottiero, ma più che condottiero direi ammiraglio, quindi capitano generale d'armata della storia repubblicana, che è ancora vivo in Senato e ancora oggi lo vediamo. In sala dello scrutinio, chiamata erroneamente dello scrutinio, in realtà era la biblioteca prima che venisse costruita quella di fronte alla pubblica libreria, c'è ancora l'arco di trionfo con cui si ricorda il Peloponnesiaco che ha conquistato completamente tutta quanta la Morea. La La Morea era il Peloponneso. Ma allora, E il. Cesare, Prego, perché prego. questa differenza? Ecco, Candia perde, Morea vince, era una situazione strategica, insomma, Allora, la cos'è che questione non ha strategica. funzionato? La questione strategica è questa, e viene dibattuta ancora adesso dai moderni storici. Sulla guerra di Candia i turchi erano vicini al tracollo loro stessi. Se possiamo dire una cosa che si usa dire, avessimo resistito un altro anno o forse anche 6 mesi, probabilmente i turchi avrebbero tolto loro le tende, come poi succederà più avanti con l'assedio dell'isola di Corfù. L'isola di Corfù, che sarà l'ultima isola assediata, ma poi dopo quella battaglia, averlo saputo, ma non lo potevamo sapere, i turchi non usciranno più dai Dardanelli, con la battaglia di Corfù, quando i turchi, che non hanno capacità militare se non quella di mandare avanti a morire centinaia di migliaia di uomini e praticamente costruire sui corpi dei morti il terrapieno che serve ad arrivare in alto, a un certo punto però nemmeno i turchi si rendono conto che i morti non sono sufficienti per vincere. E dice la storia che avendo avuto modo di resistere, ma questo lo sapremo dopo, un po' di più, probabilmente i turchi avrebbero tolto le tende perché i Quindi morti che subiscono in battaglia sono della proporzione di 1 a 20, 1 a 30 a quelli dei cristiani. Quindi immaginate la marea di Certo. gente che muore turca, mentre invece nel Peloponneso lui parte subito in attacco, quella regione i turchi sono meno presenti. E ricordiamo poi che ai veneziani e al generale serve soprattutto occupare i porti per far sbarcare la fanteria. Ricordiamo tutti che arriva ad Atene, occupa Atene, risale poi a seguire i turchi fino al Partenone, cannoneggia il Partenone perché non perché era cattivo, perché non sapeva fare che cos'era il Partenone, ma perché nel Partenone i turchi avevano messo dentro la polvere da sparo. Quindi quando la bomba entra dal tetto, scoppia tutto e lui stesso si rende conto in quel momento che cosa è successo. Dopodiché vince, ritorna a Venezia con tutta la gloria che ha con sé. Naturalmente non c'è storia, muore il doge predecessore e quando i 41 si riuniscono per eleggere il nuovo doge, evidentemente la persona che ha fatto dello Stato veneziano ancora una volta. Ricordiamo che per i veneziani era importante lo Stato da terraferma per la base economica che forniva, ma nell'immaginario di tutti le colonie di oltremare
erano lo spirito stesso per spirito cui la stesso Repubblica viveva. della Quindi lui Repubblica. torna a Venezia, viene eletto doge, dopodiché si riaprono le ostilità con i turchi e allora tutti decidono che cosa. Allora, un po' lo consideravano vanitoso e arrogante, un po' vedono che la folla lo osannano e lo osanna e dice abbiamo un generale, perché non ci mandiamo lui? E allora lui ritornerà poi di nuovo nella zona di operazioni, anche qua però con alcune particolarità che vanno notate e che forse non sono note. Lui ritorna a essere capo dell'armata dopo molti anni che un doge non era più uscito alla testa della squadra navale, no? Poi lui esce un'altra volta, però certo il doge non può andare con una barchetta, perché è il doge, rappresenta lo Stato, rappresenta la Repubblica, e viene costruita una galea apposita. Questa galea apposita però che cosa ha? Ha necessità di ospitare il doge, quindi per esempio la cabina del capitano, che normalmente è un po' spartana, diventa un salone di rappresentanza, perché poi il doge deve ricevere tutti quanti. E il costo è talmente alto per costruire questa galea particolare che quasi, se vogliamo, al livello di un yacht della regina d'Inghilterra, che loro lo usano ancora, il Addirittura. Fancy L'Oreale, costa talmente tanto che è uno dei motivi per cui dopo si dirà forse è meglio che il doge in guerra non ci vada più. Meno spese. E un'altra cosa particolare di questo personaggio, che ripeto è stato amato ed è stato giudicato severamente per quello che ha combinato, è sempre stato un uomo d'azione, quindi uno che decide davanti alle cose e non si aspetta certo che la politica gli dia delle indicazioni. Una cosa, addirittura gli viene dedicata una colonna rostrata che ricorda appunto la sua vittoria così enorme e così importante, che poi perderemo. Morea, il Peloponneso sarà perso dopo poco con i turchi che ringalluzziti e ritornati con i soliti milioni di uomini da spendere in vite umane, ritornano a riconquistare tutto e lì si capisce, almeno per quanto riguarda la Morea, che la questione è finita. Si Però il chiude. doge è anche un'altra cosa molto particolare, è interessante anche questa. Lui intanto si lagna quando viene eletto doge, deve ancora rientrare, rientrerà dopo poco dopo Venezia, dice che secondo le leggi, una volta che è stato eletto doge, la sua famiglia aveva diritto ad avere alcuni appannaggi che le aspettavano per legge. Ed è vero, il Senato dice sì, è vero, ce ne siamo dimenticati nell'euforia. La seconda cosa che è importante è che, come disse il Senato, il peloponnesiaco ha fatto d'annunzio da se stesso della morte. Perché? Perché lui muore a Napoli di Romania, Settanta preso ormai vecchissimo, non ce la fa più, ha combattuto, ha passato la vita sul mare, e però settantacinque anni, la lettera della sua morte arriva in Senato quando lui è già morto, e dove lui a cui scrive delle bellissime parole in cui ricorda di non essere per niente addolorato, di non essere per niente scontento, di aver passato tutta la vita a difendere, lui dice testualmente, l'amatissima patria. Viene ricordato quindi come un grandissimo generale da mare, viene ricordato anche dai turchi oltretutto. In letteratura anche i turchi definiscono questo condottiero, questo generale, questo ammiraglio, una persona degna di rispetto. Probabilmente sarà questo rispetto che a lui viene consentito di lasciare Candia praticamente indenne, lui, la popolazione, l'archivio, tutte le icone, cosa che non verrà riconosciuta ad esempio a Marcantonio Bragadin. Quando Cipro cade, Marcantonio, con quel sultano che un po' perde la testa, viene martoriato in quella maniera, non si osa fare la stessa cosa con una persona la cui fama era nota in tutto il Mediterraneo. Come doge fece poco, nel senso che lo fecero doge più che altro come era già a quel tempo, Come per grande. incarnare nella persona la forza di una repubblica che aveva rialzato la testa, parte, come abbiamo detto, su questa nave speciale che costa l'ira di Dio e In muore a battaglia. Napoli di Romania, annunciando quella che sarà la sua morte. È una persona certamente di grande spessore, e se vi capita di visitare o interessare il Palazzo Morosini, e se fate due passi andate in chiesa di Santo Stefano, proprio al centro della navata, appena entrati, un'enorme lapide lo ricorda, il generale, il peloponnesiaco, che appunto rifece grande per un momento
ed era già sufficiente, rifece grande la Repubblica. Certo, quindi ecco questo grande personaggio che lui sostanzialmente della nomina di Doge sembra, insomma, da quello che si legge, gli interessava meno, importante era ritornare a combattere, insomma, a prendere in mano un comando, Assolutamente. a prendere in mano il comando e quindi a dedicarsi, come diceva lui, all'amatissima patria. Esatto, Bene, allora un grande... lui parte con tributo di folla, addirittura tutto era già da sé, il Senato discuteva, ma non è il Sì. caso che noi mandiamo un doge che a questa età a combattere, perché poi tutto il seguito, perché poi insomma, è il doge, non è che la città può restare senza il suo principe. E il Senato si convince da sé che no, forse è meglio che vada, perché il popolo che ormai è anche lui, preso da questo entusiasmo, questo condottiero, che sembra che tutto possa, e sembra che tutto possa schiacciare il turco, eccetera, eccetera, lui parte addirittura col bastone del comando, che erano Sì. secoli che il doge era proibito. Quando arriva a Venezia, il generale da mare, e quindi con il bastone, essendo appunto un generale da mare, ma anche un fine politico, quando arriva a Venezia e sbarca in Piazza San Marco, di ritorno dalla battaglia, quindi prima di essere eletto doge, lui consegna il bastone a uno scrivano che gli sta accanto, per farsi vedere dal popolo senza quello che poteva essere scambiato come lo scettro. Quindi lui ha questa delicatezza perché sa che la città, perché sa che la classe politica non sopporta che ci siano delle segnali esteriori di legalità. Poi invece sarà lo stesso Senato che nel momento in cui riparte gli riconsegna questo scettro, che però insomma, è il bastone di comando di un capitano della Mar, ma che lui prende in mano già quando è in Piazza San Marco. Quindi tutti contenti, tutti festanti, il doge ormai, ripeto, vecchio, ma è anche abbastanza stanco, però non rifiuta. Ricordiamo poi il nome della sua nave che ti avevo anche scritto, Marisa, il Ah, nome della sua nave, il motto della nave sì, di eccolo qua. Morosini è In certamine prima, Sì, i noi siamo i primi in primi. battaglia. I primi in battaglia, Quindi certo, si può questo. immaginare lo spirito di Sì. quest'uomo, no, che guidava un esercito, primi in battaglia. Certo. L'aggressività, ecco, che poi ci mancherà più tardi, ai tempi di Napoleone, ma l'aggressività di questa classe dirigente che si mischiava tutt'uno con lo Stato e ne incarnava praticamente lo Stato stesso. Quindi si va avanti e si deve vincere, perché come si diceva poi, c'è un proverbio che dice a Venezia, a San Marco per forza. Infatti, Devi vincere perché così se bisogna San essere. Marco per forza, esatto, San quindi Marco per forza. grande uomo, coraggioso, ostinato, ha affrontato anche il Senato un po' lo temeva, perché insomma. Assolutamente sì. Allora, bene, grande figura, Francesco Morosini, che abbiamo Assolutamente sì. sentito parlare, c'è una scuola anche di Marina Morosini, insomma, il suo nome c'è Certo. come molto sentito ed è molto anche ovviamente valorizzato anche in queste ultime circostanze. Allora, grazie al nostro ospite Cesare Peris, avete sentito una narrazione completa, abbiamo spaziato a partire da lontano lontano fino ad arrivare. Bene, grazie Cesare. Benissimo, a posto. Alla prossima Cesare, grazie Quando mille. vuoi, Marisa, grazie molto e Senz'altro, grazie a tutti. grazie Cesare, grazie, alla Arrivederci, prossima, ciao, buon ciao, ciao, ciao. pomeriggio, ciao.